falce di luna calante è una poesia, pensate, che Gabriele D'Annunzio ha scritto quando aveva 18 anni. Lui era un poeta particolarmente precoce, nel senso che quando aveva la vostra età era già, cioè aveva scritto già parecchie poesie e si era già fatto conoscere. Ha scritto delle raccolte poetiche, tra cui la raccolta poetica Canto Novo, da cui è tratta la poesia O falce di luna calante, giovanili proprio, in cui vuole esprimere, diciamo, si chiama il vitalismo, quindi l'entusiasmo per la vita, per la giovinezza. E incomincia già ad esprimere qualcosa che poi approfondirà nelle sue poesie successive, che è il rapporto particolare dell'uomo con la natura. Cioè che l'uomo si immerge nella natura, lo studieremo nella classe quinta, è il cosiddetto panismo d'Annunziano, cioè vuol dire quindi che quasi quasi non c'è più differenza fra l'uomo e la natura, io mi immergo talmente nella natura, mi perdo talmente nella natura che divento un elemento della natura stessa. O falce di luna calante, è un vocativo, perché il poeta si sta rivolgendo alla luna. In questo caso l'interlocutore poetico è la luna, che brilli sull'acque deserte. Ecco, questi sono dei novenari, studieremo le prossime volte, i vari tipi di verso. I primi due di ogni strofa di questa brevissima poesia, che è composta di 3 strofe, sono novenari, mentre i secondi due sono dodecasillabi, cioè sono senari doppi. O falce di luna calante, cioè o luna che sei all'ultimo quarto. Però com'è diverso dire o luna all'ultimo quarto o falce di luna calante? Da un punto di vista metrico poteva anche scegliere delle parole molto più semplici, Gabriele D'Annunzio, ma ciò che caratterizza la poesia di Gabriele D'Annunzio è proprio la scelta lessicale particolare, cioè il registro linguistico e queste parole particolari che vengono scelte. Ad esempio, falce, no? Per dire la luna calante dice o falce. Che brilli sull'acque deserte, non c'è nessuno, siamo in piena notte, non c'è nessuno sveglio e quindi prevale, come dopo lo diremo anche leggendo la seconda strofa, prevale la solitudine, l'abbandono, c'è solo questo scenario, questo paesaggio lunare. O falce d'argento, anafora, cioè ripetizione di o falce nel primo e nel terzo verso. Qual messe di sogni ondeggia al tuo mite chiarore quaggiù? Quindi che abbondanza, che grande quantità di sogni viene generata da questo mite chiarore, cioè da questa luce un po' soffusa della luna. Ecco, vogliamo sottolineare comunque il fatto che la luna è calante, l'ultimo quarto. Dicevamo che volevamo sottolineare il fatto che la luna è calante, è l'ultimo quarto, quindi anche se lui esprime vitalismo, entusiasmo nella vita, eccetera, eccetera, rimane comunque l'incombenza un po' della morte, della decadenza, perché il ciclo lunare sta finendo, sta terminando. Oh, dicevamo che, e lui come se immaginasse, se ci volesse dire essenzialmente questo, che la luna non sa bene come, ma ispira i sogni degli uomini. Anche se gli uomini non si accorgono che c'è la luna in cielo perché stanno dormendo, però così quasi misteriosamente, no? Quella luce appena soffusa della luna, dicevamo, genera una messe di sogni, no? Quindi questa metafora, no? Questa grande abbondanza, grande raccolto di sogni per gli uomini. Aneliti brevi di foglie, sono quei fruscii di breve durata. Delle foglie, è chiaro, c'è un vento, ma deve essere un vento leggero che sfiora appena le foglie. Sospiri di fiori dal bosco esalano al mare. È la natura che si esprime. Abbiamo detto che gli uomini stanno dormendo, sono in silenzio assoluto, perché è notte, è piena notte, diciamo. E invece la natura si esprime, ad esempio, con questi sospiri di fiori dal bosco. Insomma, questi fruscii non solo delle foglie ma anche dei fiori che si muovono attraverso l'aria, no? Nel vento, quindi verso il mare. Non canto, non grido, non suono per il vasto silenzio va. Ecco, notate la forte contrapposizione in questa strofa fra la natura che si esprime,
e invece gli uomini che stanno zitti, non canto, non grido, non suono. C'è una ripetizione, un'anafora, no? Della verbo di negazione, non. Attraverso il vasto silenzio, gli uomini tacciono. Oppresso da mor di piacere, il popolo dei vivi s'addorme. Quindi, immerso nei suoi pensieri, però notate che sono pensieri voluttuosi, cioè sono pensieri languidi di amore, di piacere, sottolinea. Ecco qui ritorna il vitalismo d'Annunziano. Il popolo dei vivi sarebbe il popolo degli uomini. S'addorme, come dicevamo prima, sogna, e questi sogni sono moltiplicati, no, da questo chiarore soffuso della luna. O falce calante, qual messe di sogni ondeggia il tuo mite chiarore quaggiù? Ripete questi versi finali, proprio quelli che avevamo già visto nel verso 3. Il verso 3 e 4 si ripetono negli ultimi versi, l'11 e il 12 della poesia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.